Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su WWE. Vi ricorderete che siamo tornati a Raw, quindi siamo già all'interno di Raw, ma dobbiamo ancora capire le varie storie che ci proporranno in questo probabile finale di carriera. Ho alcune idee, vorrei organizzare praticamente dei tornei, dei campionati, cose particolari con una cintura particolare e un'arena particolare. Vorrei creare uno show della Miracle Nation dove noi, magari anche in live o qualcosa del genere, vedremo i lottatori combattere, cioè non li controllo io. Ci vediamo i match e vediamo chi arriva alla cintura. Però intanto noi torniamo a Raw dopo questa serie di notizie. Vi ricordo sempre anche lo sponsor del canale, Eneba, che ragazzi, Eneba, trovate ovviamente prezzi scontatissimi. Adesso vi faccio vedere il video su come fare, però davvero, se giocate su PlayStation e cose varie, gli abbonamenti al PSN o le tessere PSN stesse, davvero si risparmia un botto, risparmiate voi. Ragazzi, vi ricordo lo sponsor di questo video, Eneba, sito di chiavi aggiornatissimo, come potete vedere ragazzi, guardate qua quanti giochi e guardate soprattutto i prezzi e gli sconti. Ma non parliamo solo di giochi, visto che la maggior parte delle chiavi sono per PC, ma parliamo soprattutto anche di tessere PSN, ragazzi, perché basta andare qua, PSN, e guardare tutto quanto, PSN Cards, e guardate qua che sconti devastanti. E in più avete la possibilità di acquistare con il codice sconto alle Miracle, quindi eccoci qui, prendiamo per esempio questa, compra ora. Hai un codice sconto? Certo, alle Miracle. Ed eccolo qua, per il 3% di sconto aggiuntivo. Una tessera da 50 euro è venuta fuori a 39. Eneba, sconti devastanti. Trovate tutti i link in descrizione al video. Andiamo a vedere cosa ci propone Raw, ma soprattutto se ci saranno dei change, delle sorprese del nostro pirata, perché dalla copertina avrete visto, dalla miniatura del video, avrete visto che ci sono delle sorprese importanti, ma per ora andiamo avanti. Il Monday Night Messia ha bisogno di un favore e crede che tu sia la persona giusta. Cedric Alexander è una spina nel suo fianco da un po' e deve essere messo a tacere. Occupatene e potresti essere scelto come discepolo onorario. Bah, io non sono il discepolo di nessuno, però diciamo che il fatto che il nostro pirata sia appena tornato a Raw e il fatto che appunto è il... Beh, ci può stare come storyline. Perché no? Perché no? Ci so. Lavorare con te, Ali, Theory e Seth Rollins sarebbe un'opportunità unica. Ci sto. Ah, lavoriamo anche con Seth? Perfetto. Attacca Cedric nel backstage. Sospetta di noi, ma non si aspetterà mai un'imboscata da parte tua. Che strano. This superstar looks determined tonight. Tornare a Raw ed attaccare Alexander non è sicuramente quello che voleva fare il pirata, però eccolo qua, gli schiaffoni subito per Alexander, dobbiamo metterlo KO ovviamente. Le sta prendendo Alexander, per carità, ma non abbastanza, e questo è il problema. Oh, lì sulla ferita, attenzione, mossa finale caricata, ma credo che sia ancora un'ennesima Twist of Fate, dove Alexander non potrà più fare nulla. Twist of Fate, boom! Ma non è possibile, ragazzi. Non si arrende mai. Non si arrende mai. Attenzione, KO! Non si può più rialzare. Hai fatto il tuo dovere e dimostrato il tuo potenziale al Messia, ma ti resta ancora un compito da svolgere. Qualunque sia, sono certo che saprò gestirlo. Quest'ultimo ostacolo non metterà alla prova tanto il tuo fisico, quanto la tua lealtà. Cosa intendi? Ricochet si è infortunato durante il nostro match e Cedric si è ritrovato senza partner. Vogliamo che collabori con Ali e Theory per eliminarlo definitivamente in un match 3 contro 1. Te la senti? L'avversario è debole e vulnerabile, è il momento di colpire per il bene superiore. Non avrei saputo dire meglio. Saremo 3 contro 1 contro Alexander. Avete visto il ritorno di Alex Blake Jenkins a Raw? Guardatelo! Con una nuova tenuta, tatuaggi, è cambiato completamente ed è aggressivissimo. Attenzione! Oh! E le prende subito, infatti. Vabbè,
ci può stare. Avrei preferito farvelo vedere in un ingresso singolo perché avrà una sua entrata particolare, però per adesso tornato, guardate che bello il costume, cioè secondo me è un change veramente molto bello. Useremo questo match per farvelo vedere, per farvi vedere questo nuovo personaggio, diciamo, questa nuova, non personaggio, questo nuovo costume. Oh, attenzione perché anche il capitano è fregato, eh. Ah! Fregatura incredibile adesso in questo momento. Alexander ha ancora un'altra finisher a disposizione. È stato un bel match comunque, per entrambi pieno di attacchi veramente duri. Attenzione, beh, ormai hai sprecato troppo tempo, dovevi farlo molto prima. E poi non è che hai molte possibilità di vittoria, visto che ogni volta uno può entrare. È un bel casino. Alex incita il pubblico. Dovrebbero esserci dei bu, ma in realtà non ci sono. Attenzione, crossbones. E ciao Cedric. Boom. E ciao Cedric. Uno, due, tre. E ciao Cedric. Attenzione. Che roba. 3 contro 1. Bruttissimo. The Royal Rumble is right around the corner, but for some reason you've been unusually silent about it. Beh, l'ho saputo adesso. I'm still deciding what I want to do. If you're going to be even loosely associated with us, then we need full transparency. So are you going to attempt to qualify or no? Non salterò la Royal Rumble. Sarebbe un errore non farlo. I think it would be a mistake if I didn't. Okay. Well, good news. I already spoke to Mandy Rose and got you in a 10-man Royal Rumble qualifying match tonight. It pays to have friends in high places. Cosa? Un match di qualificazione a 10 uomini? What? Yes, it does. Avversari a palate. Quindi mini Royal Rumble così? No ragazzi, però non ha senso, cioè adesso mini Royal Rumble 10 uomini, 10, eh? Ma me li stai contrattaccando tutti? Ci sarà un problema allora. È davvero? È uno! Sì! Così a caso, contrattaccando, guardate Alex. Zitto Samoa! Vai a casa, con la nuova tenuta avrei preferito farvi vedere anche l'ingresso nuovo. Farvi vedere bene tutto, però ci può stare anche così a questo punto. È entrato AJ Styles. È ovvio che è meglio buttarli fuori tutti e subito, però in questo caso bisogna anche stordirli un pochino. E intanto, DDT! AJ Styles è già un po' in difficoltà. Attenzione, doppio calcio. Starà già per entrare un altro wrestler e questo per noi è un grosso problema. Prendiamo AJ Styles. Lui ci contrattacca ovviamente. Quando mai? E quando mai? Ah, contrattaccato però anche noi. Attenzione AJ Styles. Proviamo a buttarlo fuori, non sarà facile. Non sarà facile, vediamo un po'. Niente, infatti lui contrattacca. Arriva Dawkins. Rompere le palle adesso. Ma com'è possibile che mi ha tirato fuori, raga? Toh! Ma com'è possibile che mi ha già tirato fuori? Attenzione. Alex lì nell'angolo dice, lo sapevo che venivi da me. Culone. Tiè! No, ne sta entrando un altro, ragazzi, non va bene. Ma Dawkins, ma vedi che lui è a terra? Pigliatela con lui. Ma non ha senso tante volte sta roba, perché se la prendono sempre con quelli sbagliati. No. No. Ah! Inizio io adesso ad essere un po' incasinato, ragazzi. Eccola lì. Eccola lì.
Quando siamo troppo deboli, ragazzi, uscire è facilissimo. Vediamo cosa intende fare Dawkins adesso. Ti prendi gli schiaffoni, Dawkins. Ti prendi gli schiaffoni, boom. Ma che cazzo? Che... Ok, ragazzi, Dawkins non è danneggiatissimo, però possiamo provare a buttarlo fuori. Attenzione, Dawkins, è fuori. Oh, è fuori! No, bello, no, col cacchio, bello, col cacchio. Ma cosa vuol dire? Io stavo facendo un'altra roba e sei arrivato tu così a caso. Ma col cacchio, yeah! Porca miseria, ma pensate questo. Oh! La close line fa sempre male, proviamo adesso così, ok? Ci siamo. Otis è un po' danneggiato, ma non troppo, però ci dobbiamo provare, ragazzi. Attenzione, Otis. Toh! Niente, si è riparato, incredibile. Ancora qualche cartella su Otis, il calcione viene contrattaccato. Doppio contrattacco! Guardate Artruf che mi segue per tutto il ring. Non se la prende con quelli in mezzo, se la vuole prendere con me. Artruf, grandissimo. Grandissimo che i più sani, quelli più sani, appena entrati, se la prendono tutti con me. Ed è bellissimo questa cosa perché sanno che mi possono far uscire facilmente. Ma la DDT questa te la becchi, Artruf. Otis potrebbe essere un bersaglio facile, sarebbe... Oh, attenzione. Otis in difficoltà, XX. Dai, che in difficoltà, ragazzi. Aiutami, Artruf. Bravo. Artruf mi ha aiutato. Artruf mi ha aiutato. E ci sta tutta. Shelton Benjamin. Ragazzi, stiamo andando su tutti, anche se qui abbiamo fatto la vaccata. Penso che sia uno dei match più belli che abbiamo visto finora. AJ Styles però dovrebbe essere fattibilissimo da buttare fuori. Non riesco a capire perché Ziggler non ci provi. Proviamo Styles. È il contrattacco di Styles. Perfetto. Avevo appena detto che era il più fattibile da buttare fuori. AJ Styles. Artruf. Si capì? Oh, Artruf fuori. AJ Styles. Abbiamo buttato fuori Artruf, raga. No, non adesso. Bello, ma non lo vedi che... Ma porca miseria, Ivar, sei un pirla. Stavo buttando fuori, ragazzi. Oh, attenzione. Esci. Ci sto provando, raga, forse ce la faccio, forse no. Sì, ciao Ivar, visto... Cosa? Ah, si è liberato, non ero io. No. Grazie. No. Attenzione, cosa fa Alex? Mamma mia, è impazzito. Ma non si fanno ste cose alla Royal Rumble, raga. Ok, prendiamo Ziggler. Non si sta capendo più niente, ragazzi, purtroppo. Scusatevi, ma è difficile qua veramente capire cosa cacchio sta succedendo. Qua sono incastrato in mezzo alla gente, attenzione. Non è possibile. Ero incastrato. Non si può, però. Capisco che è difficile gestirla. Attenzione, Ziggler. Vabbè, lo stavo buttando fuori, ma fa niente. Styles! Hai rotto le balle. E vai fuori, per favore, che non dovresti farcela più, porca miseria. Styles fuori! Styles fuori! Da parte nostra, attenzione, potrebbe andare fuori anche Dolph Ziggler, invece no. Attenzione, stiamo un attimo a vedere cosa succede, perché ci riprendiamo un attimo magari anche. Abbiamo anche una finisher, in realtà. Ecco, lo sapevo che venivi a rompere le balle, tu. Lo sapevo. Attenzione, difficoltà. Anche Carrillo. Lo vogliamo buttare fuori anche a lui. Chi se ne frega. Vaffan, brodo, vai fuori. No! Aiutami, Dolph. Che merda che sei, Dolph, veramente. Aiutami. Ma sei un pirla, porca misera. Dolph Ziggler, veramente idiota, sia nella realtà che anche in questo caso. Attenzione, non si capisce nulla. Cos'è successo? Ziggler, vieni qua, che io e te abbiamo un conto in sospeso. Non mi hai aiutato. Oh, ma questo? Non me l'ha fatto buttare fuori. L'ho mancato. Ziggler. Adesso esci. Attenzione. Dolph in difficoltà. Boom. Porca miseria. No. Shelton, fammelo buttare fuori. Aspetta un po'. Oh.
Shelton no, ma sei impazzito, Shelton, non far cagare. No ragazzi, in due no, eh. Oh, non è valido, raga. Ah, non ce la farete, infami di merda. Ce l'ho fatta. No, 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 no. Toh, infame. Ma porca miseria, raga, ce l'ho fatta contro due, non è possibile. Attenzione. Siamo in tre. Raga, questo video è epico, toh. Mamma mia. Ripigliamoci un attimo. Ripigliamoci un attimo, perché siamo in netta difficoltà adesso. Attenzione. No. Ah. Ma che è, i tre amigos, ma per favore. Carrillo, fai qualcosa. Carrillo, fai qualcosa. Guardate Carrillo, no, stordimento, Alex. Ma che cacchio fai, Alex? Ripigliati. Sì, sì, sì. Recupero anticipato, dai. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, Alex. Ok. Benjamin è messo troppo bene rispetto a noi, ragazzi. È un problemone. È un problemone. Benjamin è messo troppo bene rispetto a noi. Adesso dobbiamo provare a buttarlo fuori e sperare che Carrillo ci dia una mano. Se andiamo nella fase finale con Carrillo, è fatta. Oh! Ciao Benjamin! Carrillo, pommi il calcione in faccia, attenzione! Toh! Attenzione! Non ci credo! Attenzione! Sta aspettando il nuovo pirata di Raw! Per... Ne facciamo un'altra subito dopo per avere ovviamente la sicurezza di poterlo buttare fuori. Doppia crossbones. Doppia crossbones. Lo prendiamo e gli diciamo: vai fuori da questo ring. Attenzione, Alex Blake Jenkins. Wow. Sei stato bravo a qualificarti per la Royal Rumble, Captain EBJ. Insieme possiamo ottenere risultati speciali. Sono stato bravo, ma in che senso? Cioè, perché dovevo qualificarmi per la Royal Rumble? Va bene, va bene. Perché Rollins è così contento che io mi sia qualificato alla Royal Rumble? Cosa gli serve, in realtà, a Seth Rollins? È strano. Tutto questo, secondo me, Alex ha altri piani alla fine e i piani sono per quella cintura. Spero davvero vi piaccia quindi il nuovo pirata e ci vediamo nei prossimi video con la continuazione di questa storia. Ma soprattutto, ragazzi, ho in mente delle belle cose per quanto riguarda appunto fuori dalla carriera, con una cintura speciale, una pay per view speciale e un torneo tra wrestler dove non giocherò io, ma commenterò e basta. Ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate del nuovo pirata. Scusatemi per tutti i problemi che ci sono stati, ma effettivamente il cambio di tenuta e poi soprattutto, ragazzi, anche il fatto che non c'è stato un ingresso con lui e la nuova tenuta, quindi non c'è stata una presentazione, è spuntato così. Non capisco perché la Royal Rumble non ha avuto né una scena di ingresso né una scena di fine. Però vabbè, era una mini Royal Rumble, vediamo cosa succederà. È molto difficile, ve lo dico subito, quindi non so cosa succederà nell'altra Royal Rumble, ma abbiamo ovviamente Seth Rollins, il messia, pronto a darci istruzioni. Cosa succederà? Non lo sappiamo, lo vedremo nel prossimo episodio. Alla prossima.